Bentornati nel canale degli Uomini d'Avanza da Andrea e... Non si può dire. Oggi facciamo una ricetta... Se offenda qualcuno, poi no. Oggi facciamo un'altra ricetta in collaborazione con il Cuore della Terra che ci ha fornito queste belle verdure. Trovate tutte le informazioni in descrizione e poi dopo ne parliamo dei servizi che fanno. Esatto. Quindi la ricettina che prepariamo oggi è una ricetta... Qui non vedete le patate perché sono già in cottura. Esatto, è una patata bollita, quindi facciamo un mash potato o un purè? No, io farei proprio mash grossolano. Ok, così. Facciamo questa base di patate bollite, le facciamo condite. Io le farei con olio e sale, se tu le vuoi fare col burro. Sì, no, io il burro lo so. Perfetto, che... olio, sale e pepe. E sopra ci facciamo una bella girata di prodotti buonissimi arrostiti. Finocchio arrostito, cardoncello arrostito, queste bellissime cipolle arrosto. Quindi sarà un piatto vegetariano invernale comfort food. Vegano. Vegano. Mannaggia. Quindi gli ingredienti. Ci vuoi mettere qualcosa, un latticino? Sì, il burro ce lo mettiamo adesso. Allora, quindi di base faremo... Però ci sta bene anche il gatto col finocchio. Non so se lui è d'accordo, però. Peggio per lui. Quindi, gli ingredienti. Abbiamo detto 3 finocchi e 3 cardoncelli. 3 cardoncelli. 3 cipolle. Noi stiamo bollendo patate per un esercito, ma... Poi comunque lo useremo. Nonostante tutto. E poi comunque lo useremo anche per un'altra ricetta. Chiuso, che chiuso la il video. Prossima. Col fungo davanti poi. È un trisom di funghi comunque. Quindi abbiamo detto avremo bisogno di 3 finocchi, 3 funghi, 3 cipolle. Se ne volete 4-4-4 non cambia niente. Un po' di erbettine aromatiche, perché il finocchio lo faremo arrosto nel forno con olio e sale, pepe e... timo. E timo. Se avete il timo fresco, benissimo. La salvia e il rosmarino magari li utilizziamo per la cipolla. Sì, sì, okay. Sì. Un pochettino aromatizzeremo con un po' di salvia e rosmarino e abbiamo anche un po' di alloro. Anche il fungo farei solo olio, sale e pepe. Classico, classico. Buono. Tutto infornato, quindi non dovete fare altro che mettere le patate a bollire, accendere il forno. Quindi, questi finocchi li priviamo della parte più alta. Questa non buttatela, se fate un brodo, una cosa, ci sta benissimo. Ora passiamo ai nostri funghi cardoncelli. Sempre in 3. Finocchi e cardoncelli sono pronti, poi li andremo a condire. Ora ci occupiamo delle nostre cipolle. Allora, abbiamo i nostri finocchi, i nostri cardoncelli e le cipolle pronte da infornare. Ora vediamo di condirle. Li mettiamo un po' di rosmarino in giro, io direi che li spezziamo un po', i rametti,
qualche foglia di salvia. Ok. Un filo d'olio buono. Sale. QB. Un giro di pepe. L'importante è che pepe sia d'accordo, Per rendere le cipolle ancora più croccanti, ci facciamo una spolveratina di pangrattato. Se voi avete della semola, anche meglio. Li farà una sorta di gratinatura on top. Bellina, guarda come sono. Tanta roba. Sì, mi stai masticando nell'orecchio adesso. Asmr. Ok, cipolle pronte. Ora invece per i nostri finocchi e cardoncelli abbiamo, innanzitutto li facciamo un giro d'olio così si attaccano bene le spezie. Mettetene olio, perché la croccantezza di questo piatto deriva da quanto olio gli mettete. Ok, Timo, sui finocchi. Una generosa dose di sale. Quindi siamo pronti ad infornare. Il nostro forno l'abbiamo messo al massimo della temperatura per portare su, ma poi le cucineremo intorno ai 200, direi, perché voglio che faccia la crosta. Sì, sì. Lo conosci tu. Lo conosco io. Eccolo qua. Oh cavolo, sono buoni, sono veramente buoni. Il tempo di cottura sarà indicativo, nel senso li vogliamo belli croccanti, li vogliamo belli bruciacchiati, che diano una bella sensazione. Non c'è carne, almeno quello. Deve essere bella spinta. Quindi ci vediamo quando saranno pronti. Allora, con l'aiuto di un cucchiaio e una forchetta sbucciamo le patate. Si sbucia praticamente da sola, Sono belle cotte. Se vi finisce anche della pelle. Belle farinose. Se vi finisce dentro anche della pelle non succede nulla, perché tanto andrà a rimanere dentro allo schiacciapatate. Noi non lo vogliamo liscio. Infatti, non lo vogliamo liscio. Noi vogliamo un qualcosa di bello, rustico. È una ricetta molto rustica questo, tutto fatto al forno, quindi non serve fare la perfezione del purè liscio liscio. Queste patate sono spettacolari per fare degli gnocchi, ragazzi, Se volete vederci fare gli gnocchi, oltre ovviamente a esserci noi, gnocchi, scrivetecelo nei commenti e dici, scrivi la parola d'ordine, gnocchi. Ovviamente, come finite di schiacciare questo, potete anche prendere la buccia che rimane e schiacciare anche quella, perché tanto... Sì, così rimane solo la buccia, usate tutta la patata che avete. Andremo a insaporire con... noce moscata. Noce moscata. Con la grattugia da persone, giusto? Esatto. E fornitela una grattugia decente. Olio. Aggiustiamo di sale, che tanto. E diamo una bella amalgama. Diamo una bella mescugliata alla situa. Ripeto, non vogliamo uno di quei purè lisci, noi vogliamo qualcosa di grezzo.
e giusto anche di sale. Perfetto. Eccoci qua, i nostri elementi del piatto sono pronti. Pronto. Lo impiatto io. Andiamo subito a impiattare. Finalmente il nostro pranzo è pronto. Vegano. Pranzo davvero, perché sono le due, non so se vedete, e quindi... Vegano. E mo vediamo se il vegano convince ad Alessia, a parte che questa cipolla così, anche solo vederla così. Vabbè. Tu le cipolle le hai già sbranate. Non ne hai messe una? Lo sai che purtroppo io non ci vado d'accordo. Cioè, tu ti fai un pranzo così o una cena così davanti al camminetto, è una bomba. Vediamo questo. Il finocchio? Tu non sei avvezzo al finocchio arrosto. No. È una bella verdura da cucinare. Vero? E poi quando... E si tratta di verdura con un sacco di materia prima, c'è poco da fare. Questa è super fresca. Contattate i ragazzi. Complimenti di nuovo. Prendetevi le verdure. Perché sono buone. Cioè, sono proprio uno spettacolo. Fresche. Queste patate hai ragione, ci dovremmo fare degli gnocchi. Sì. Buonissimo. Quindi ringraziamo nuovamente il cuore della terra per averci sostenuto e fornito queste belle verdure. Trovate. Vai. Il mercoledì. Scusate, ma sto masticando, buono. A Siurgos Donigala, venerdì San Gavino e sabato Serramanna. Vi lasciamo il numero WhatsApp per iscrivervi. Ah no. Riceverete settimanalmente le... i prodotti proposte che hanno in vendita. Tenete conto che stiamo parlando di chilometro zero, quindi per la maggior parte dei loro prodotti sono coltivati da loro e sono assolutamente freschissimi, non hanno passato giorni, mesi nelle celle frigorifere per arrivare dall'altra parte del mondo a voi. Sono fatti qua e sono buoni per quello, hanno il sapore del prodotto che ha maturato nella terra. Tra l'altro non scontato hanno ancora le zucchine di campo, quindi mi faccio l'ultimo giro di zucchine prima che entri bene l'inverno. Quindi vi lasciamo tutti i contatti qua sotto, fanno anche delle consegne nella zona di Serramanna, li dovete contattare via WhatsApp. Li ringraziamo nuovamente, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, provate le nostre ricette, fatemi sapere se avete mai mangiato il finocchio arrosto. Non è da tutti, è visto solo come insalata, ma in realtà tanta roba. Se volete vederci fare gli gnocchi, scrivete un commento gnocchi, giusto? Così era. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Di gnocchi, no. Ciao! Ho capito, stai mangiando. Buonissimo. Dietetico.